La storia di Milly Carlucci inizia nel cuore dell'Italia. Nata Camilla Patrizia Carlucci nel 1954, il suo viaggio è cominciato a Sulmona. Questa pittoresca cittadina abruzzese ha fatto da sfondo alla sua infanzia. Ancora giovane, la sua famiglia si trasferì nella vivace capitale, Roma. Fu qui che il percorso di Milly verso la celebrità iniziò a prendere forma. Fin da bambina, Milly emanava un carisma naturale e una passione per le arti. Queste prime inclinazioni lasciavano intravedere la brillante carriera che l'aspettava. Non poteva certo immaginare che sarebbe diventata un volto amato e familiare nel mondo dello spettacolo italiano. Gli anni 70 segnarono una svolta decisiva per Milly. Nel 1972, la sua bellezza e la sua presenza scenica conquistarono la nazione. Vinse il prestigioso concorso di Miss Teenager, a dimostrazione del suo fascino e della sua grazia. Questa vittoria le spalancò le porte dell'eccitante mondo della televisione. Solo 4 anni dopo, Milly fece il suo debutto televisivo all'Altra Domenica. Questo popolare programma, condotto dal celebre Renzo Arbore, le offrì un'esperienza di inestimabile valore. Il talento naturale di Milly brillò, affascinando il pubblico con la sua energia contagiosa. Diventò rapidamente parte integrante dello show, ricoprendo il ruolo di inviata esterna fino al 1978. Questo primo successo pose le basi per una straordinaria carriera televisiva. Gli anni 90 videro Milly Carlucci raggiungere nuove vette di popolarità. Il suo sorriso contagioso e la sua personalità coinvolgente l'hanno resa un punto fermo della televisione italiana. È diventata sinonimo di intrattenimento, conducendo una serie di programmi di successo. Tra questi, Scommettiamo che si distingue come un momento decisivo. Condotto insieme all'affabile Fabrizio Frizzi, il programma è diventato un fenomeno nazionale. Dal 1991 al 1996, Milly e Fabrizio hanno intrattenuto milioni di persone con i loro scherzosi siparietti e l'originale format del programma. Nel 1992, Milly ha calcato il palco del Festival di Sanremo. Accanto a Pippo Baudo, Alba Parietti e Brigitte Nielsen, ha condotto l'evento musicale più prestigioso d'Italia. Questo onore ha consolidato il suo status di uno dei personaggi televisivi più amati del paese. L'anno 2005 ha segnato l'inizio di un'eredità. Milly Carlucci ha preso il timone di un nuovo programma di danza, Ballando con le stelle, un adattamento italiano di Strictly Come Dancing. La premessa del programma era semplice ma accattivante: mettere in coppia celebrità con ballerini professionisti e farli competere in una gara di ballo da sala. Il calore e il genuino entusiasmo di Milly per la danza sono stati determinanti per l'immediato successo del programma. Ballando con le stelle è diventato rapidamente un appuntamento fisso del sabato sera per le famiglie italiane. Gli spettatori sono stati attratti dal glamour, dalla suspense e dai tentativi spesso esilaranti delle celebrità di cimentarsi in impegnative coreografie. Anno dopo anno, Ballando con le stelle ha continuato ad affascinare il pubblico. La formula vincente del programma, unita alla magistrale conduzione di Milly, ne ha fatto uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. Nel 2024, Ballando con le stelle ha festeggiato la sua 19ª edizione, a dimostrazione del suo intramontabile fascino. La passione di Milly Carlucci per la danza e la sua capacità di entrare in sintonia sia con i concorrenti che con gli spettatori sono state fondamentali per la longevità del programma. Il successo dello show non risiede solo nella gara di ballo in sé, ma anche nelle storie umane che racconta. Gli spettatori assistono alla dedizione, alle difficoltà e ai trionfi dei concorrenti famosi che si mettono in gioco uscendo dalla loro zona di comfort. Pur rimanendo Ballando con le stelle, il suo programma di punta, Milly Carlucci ha continuato ad esplorare nuove strade nella sua carriera. La sua versatilità e la sua volontà di accettare nuove sfide l'hanno mantenuta in prima linea nel mondo dello spettacolo italiano. Nel 2020,
ha assunto un nuovo ruolo, partecipando come giudice al popolare talent show Il cantante mascherato. Il suo occhio attento per il talento e i suoi commenti perspicaci sono stati ben accolti sia dal pubblico che dalla critica. La capacità di Millie di passare senza soluzione di continuità tra diversi generi televisivi è la dimostrazione della sua versatilità come presentatrice. Porta lo stesso calore, professionalità e genuino entusiasmo in ogni progetto che intraprende. Sebbene la televisione sia sempre stato il suo campo d'azione principale, Millie Carlucci ha onorato anche il grande schermo. È apparsa in diversi film, mettendo in mostra le sue doti di attrice in ruoli di supporto. Nel 1985 è apparsa in Hercules 2, un film fantasy d'avventura. A questo ha fatto seguito un ruolo nella commedia del 1987. Arrivederci e grazie. Tra gli altri film a cui ha partecipato figurano Domani mi sposo, Pappa e Ciccia e Il bisbetico domato 2. Sebbene le sue apparizioni cinematografiche siano state più sporadiche, dimostrano la sua versatilità come artista e la sua volontà di cimentarsi in diversi ambiti creativi. Tuttavia, la televisione rimane la sua vera vocazione, il mezzo in cui ha lasciato un segno indelebile. Nonostante la sua impegnativa carriera, Millie Carlucci ha sempre mantenuto una netta separazione tra la sua vita pubblica e quella privata. È estremamente riservata sulla sua famiglia e tiene alla sua privacy più di ogni altra cosa. Sposata con l'ingegnere Angelo Donati dal 1985, Millie ha costruito una famiglia solida e amorevole. La coppia ha due figli, Angelica Crystal e Patrick, che hanno scelto di condurre una vita lontana dai riflettori. Millie ha spesso parlato dell'importanza di tenere separata la sua vita lavorativa da quella familiare. Considera suo marito la sua roccia, la sua costante fonte di sostegno e colui che la aiuta ad affrontare le pressioni della fama. Nel corso della sua illustre carriera, Millie Carlucci è rimasta una vera professionista, ammirata per la sua etica del lavoro, la sua grazia e il suo calore umano. È nota per la sua gentilezza, la sua generosità d'animo e la sua capacità di mettere a proprio agio tutti coloro che la circondano. I suoi colleghi la descrivono come una persona con cui è un piacere lavorare, sempre preparata, sempre positiva e sempre disposta a fare un passo in più. È una vera e propria icona della televisione italiana, rispettata non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere. L'eredità di Millie Carlucci va oltre il piccolo schermo. È un modello per le donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, a dimostrazione del fatto che è possibile raggiungere grandi traguardi pur rimanendo fedeli a se stessi e ai propri valori. Mentre Millie Carlucci festeggia il suo 70° compleanno, non mostra alcun segno di cedimento. La sua passione per il suo lavoro, la sua gioia di vivere e la sua incrollabile dedizione al suo mestiere continuano a essere fonte di ispirazione. Rimane un personaggio amato nel mondo dello spettacolo italiano. Il suo nome è sinonimo di qualità, eleganza e genuino intrattenimento. La sua capacità di entrare in contatto con un pubblico di ogni età è la dimostrazione del suo fascino intramontabile. Il percorso di Millie Carlucci è la dimostrazione del potere del talento, del duro lavoro e dell'atteggiamento positivo. Ci ha onorato della sua presenza sui nostri schermi per decenni, portando gioia, risate e un tocco di glamour nelle nostre case. Mentre Millie Carlucci si appresta a iniziare questo nuovo decennio della sua vita, viene spontaneo chiedersi quali progetti entusiasmanti le riserva il futuro. Continuerà a incantarci con la magia di Ballando con le stelle? Ci sorprenderà con nuovi e innovativi format televisivi? Una cosa è certa: Millie Carlucci non è tipo da sedersi sugli allori. La sua passione per lo spettacolo, la sua dedizione al suo lavoro e il suo costante desiderio di portare gioia al suo pubblico
la porteranno senza dubbio a intraprendere nuove ed entusiasmanti avventure. Mentre alziamo i calici per festeggiare il suo 70° compleanno, attendiamo con ansia il prossimo capitolo della straordinaria carriera di Milly Carlucci, la regina della televisione.